Ciao ragazze, bentornate nel mio canale. Oggi tutorial in collaborazione con BBCraft. Voglio mostrarvi come realizzare il bracciale Rimbov ed eccolo qui. Ho realizzato questo bellissimo bracciale con la tecnica del wire crochet ed è adatto anche alle principianti, appunto, con l'uncinetto. Vi mostro subito i materiali, sono davvero pochissimi. Ho utilizzato il filo, che è questo qui da 04, preso sempre dal sito di BBCraft della Benecreate. Come vedete sono dei fili permanenti, il colore è permanente, quindi ve li straconsiglio, già li ho utilizzati per diversi lavori ed il filo è intatto, non perde colore assolutamente. Questo è nella colorazione oro, c'è anche nella colorazione argento sul sito ed è questo qui, anche se il logo è differente, vi assicuro che è lo stesso filo, sempre dalla Benecreate, sempre un filo di colore permanente e da 04, solo che nella colorazione argento, un bellissimo argento molto chiaro. Poi ho utilizzato anellini da 6 mm in alluminio, presi sempre dal sito di BBCraft. Tutti questi anellini in queste bellissime colorazioni, davvero molto molto belli, in diverse nuance, con questa pratica scatolina. Lo trovate sempre sul sito di BBCraft. Vi lascio tutti i link in descrizione. Poi vi occorrono due anellini dorati, li ho utilizzati appunto per la chiusura, sono un po' più grandi, da 10 mm. Poi, come chiusura, ho utilizzato sempre una chiusura presa dal sito di BBCraft in acciaio ed è questa chiusura qui calamitata. All'interno, oltre ovviamente alla scatolina, vi danno tre chiusure dorate e tre chiusure in acciaio. Vi assicuro che sono delle chiusure che fate davvero difficoltà ad aprirle perché il magneto è bello resistente e all'interno della chiusura ci sono anche io. Ciao a tutte! E come vi dicevo, vi danno appunto tre chiusure dorate in tre dimensioni differenti, come appunto queste qui in acciaio. Quindi ci sono tre dorate e tre in acciaio. E ovviamente il materiale sono in acciaio, sono buone e resistenti. Una l'ho utilizzata appunto per il bracciale e l'altra l'ho utilizzata per la creazione del Botti B. Quindi l'ho utilizzata in quel contesto. Poi vi occorrono ovviamente i cipollottini in diversi colori. Come vedete qui ho utilizzato diverse colorazioni. Questi qui sono da 3x2, voi potete tranquillamente utilizzare anche una misura più grande. L'importante è che il cipollottino, riesce tranquillamente a passare all'interno dell'anellino da 6 mm. Quindi tutti i cipollottini in tutte le colorazioni che volete potete tranquillamente utilizzare per avere un effetto davvero molto carino, oppure utilizzate anche una sola tonalità, perché no? Vedete, diverse sfumature, diversi cipollottini. Infine, come uncinetto, ho utilizzato questo uncinetto da 3 mm, preso sempre dal sito di BBCraft. Questo è un set davvero carinissimo. Vi offre questo astuccio con le margheritine. E all'interno sono presenti davvero tantissimi uncinetti di tante dimensioni differenti, tutti belli colorati. Davvero carinissimo questo astuccio. Oltre a questo astuccio, nel kit c'è anche tutto questo ambaradam di roba e sono presenti appunto gli aghi, poi ci sono i fermapunti, c'è il metro, ci sono tantissime cose interessanti per realizzare cosine appunto in uncinetto. Ci sono anche gli uncinetti questi giganti, sono davvero grandissimi, questi da 18, questo è da 12, questo è da 15 e quest'altro invece è da 20 mm. Quindi davvero tantissimi uncinetti per potervi sbizzarrire con qualsiasi progettino. Questo è appunto il codice, però vi lascio il link in descrizione del kit. Adesso vi mostro come appunto si realizza il bracciale Rainbow. Buon tutorial! Vado ad effettuare l'avvio, quindi vado a creare questa asolina in questo modo e tiro. Vedete, ho creato appunto l'asolina, infilo l'uncinetto all'interno e vado a stringere. Avremo il filo più corto, che è questo qui, e il filo più lungo, quello della bobina. Andiamo appunto a realizzare 10 catenelle, quindi prendete il filo, lo portate all'interno di questa asolina e portatelo fuori. Quindi abbiamo realizzato la prima catenella. La seconda, di nuovo prendo il filo sull'uncinetto e lo porto fuori. Ed eccola qua. Questa è la seconda.
la terza, la quarta, la quinta, la sesta, la settima, l'ottava, la nona e la decima. Ed eccole qua. Realizzo un'altra catenella, l'undicesima, che ci servirà appunto per andare a lavorare nuovamente in maglie basse nella decima catenella. Quindi punto l'uncinetto all'interno della decima, prendo il filo, lo porto fuori, di nuovo filo sull'uncinetto e vado a chiudere la prima maglia bassa. Non vi preoccupate se il lavoro si presenta in questo modo. Ripunto l'uncinetto all'interno della catenella, prendo il filo, ovviamente la catenella è quella che viene subito dopo, di nuovo filo e vado a chiudere. E questa è la seconda maglia bassa. Vado avanti ovviamente per tutte le catenelle, quindi di nuovo filo all'interno, prendo il filo, di nuovo filo e vado a chiudere. Questa è la terza. Procedo per questo modo ovviamente per tutte le catenelle. Quindi non vi preoccupate ovviamente se al momento il lavoro sembra molto caotico, quindi andate ad inserire l'uncinetto all'interno di tutte le asoline e realizzate appunto le maglie basse in questo modo, vedete? Vado a realizzare anche l'ultima ed ecco qua, ho realizzato appunto anche l'ultima maglia. Aggiusto il lavoro con le mani e questo è come si presenta il primo giro. Adesso per andare avanti si realizza una catenella e si gira il lavoro in modo che posso andare tranquillamente a lavorare sempre in maglia bassa nei punti in basso. Vedete in questo modo. Inserisco l'uncinetto all'interno, prendo sempre il filo e vado a chiudere. Di nuovo inserisco l'uncinetto all'interno, prendo il filo e vado a chiudere. Vedete, le maglie sono, si capiscono quali sono le maglie. Vedete queste sorte di due fili? Questa è appunto la maglia. Infilate l'uncinetto all'interno della maglia, vedete? Prendo il filo, lo porto fuori, di nuovo filo e vado a chiudere. Stesso discorso, vado avanti, infilo l'uncinetto, tiro il filo fuori e vado a chiudere di nuovo. Vedete? L'ultimo, vado ad inserire l'uncinetto, di nuovo prendo il filo e vado a chiudere le due maglie. Per girare il lavoro, ovviamente di nuovo catenella e giro il lavoro. Vedete? Le maglie sono tutte queste, ve ne rendete conto? Basta impuntare il filo all'interno, prendere il filo e andare avanti. Vedete? In questo modo. Davvero semplicissimo. Proseguite con questa lavorazione di maglia bassa fino alla lunghezza desiderata. Rieccomi, ho realizzato esattamente 15 centimetri di bracciale, ovviamente è largo 5 centimetri e questo è appunto il risultato, vedete? Volendo questo bracciale possiamo utilizzarlo o così semplice, che è davvero carinissimo anche semplicissimo, oppure possiamo decorarlo. Possiamo decorarlo in due modi: prendere appunto il filo, quello lì che abbiamo utilizzato per la lavorazione, sempre da 0,4, prendere uno spezzone di questo filo, inserire dei cipollottini sopra e poi fissare il filo e i cipollottini sulla trama appunto del bracciale. Oppure possiamo scegliere questo metodo che è davvero molto semplice. Possiamo prendere degli anellini da 6 mm in alluminio e possiamo decorare anche solo con gli anellini, inserendo tutti questi anellini colorati sopra il bracciale per creare questo effetto davvero carino, molto colorato. Oppure possiamo scegliere una nuance di anellino, tipo nel mio caso ho scelto questo anellino fucsia, ho inserito su questo anellino un cipollottino e poi posso tranquillamente agganciare questo anellino alla trama del bracciale e poi chiudere.
Vedete? Andiamo a decorare con questi anellini e cipollottini, così danno questo tocco davvero luminoso. Possiamo riempire o tutto il bracciale con anellini e cipollottini, oppure possiamo dare un tocco di luce qua e là. In questo modo, vedete? Ovviamente inserendo l'anellino e fissandolo alla maglia sottostante e dare questo tocco di luce in questo modo, cambiando anche colore oppure mettendo la stessa nuance di cipollottini. Vedete? Dare questo tocco di luce qua e là al bracciale. Io vado a fissare questi cipollottini con i vari anellini da 6 mm sulla trama e ritorno da voi con la decorazione completata. Ed ecco qui il bracciale Rainbow decorato. Ho aggiunto cipollottini gialli, fucsia, rossi, poi anche verdi, ed eccolo qua, e anche questi qui che sono appunto colorazione gold. Questo è l'effetto, è davvero molto carino. Poi, come vi dicevo prima, questi anellini si spostano creando appunto questo gioco davvero molto carino. Ho aggiunto anche la chiusura è calamitata in acciaio presa sempre dal sito di BBCraft e ho aggiunto appunto l'anellino dorato da 10 mm in questo modo. Vedete, ho inserito l'anellino in due spazietti in modo da lasciare l'anellino in questo modo piatto. Stesso discorso anche dall'altra parte, in modo da poter agganciare la chiusura con estrema facilità. Questo è il bracciale indossato, ve lo mostro anche indossato, ed eccolo qui, davvero molto carino. E poi mi piace tantissimo con questo gioco tutto colorato. Niente ragazzi, io spero che il tutorial sia stato di vostro gradimento. Lasciatemi un commento e un like se vi va. Io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuove creazioni. Ciao!